diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cinatti. Buonasera a tutti gli amici ascoltatori e buonasera a François, bentornato a questo ciclo di telefonate in diretta. Buonasera François. Buonasera caro Pietro e buonasera a tutti gli amici che trovo qua volentieri, che hanno con la loro gentili richieste reso possibile questo mio ritorno. Questo tuo, ecco. E io tutti quindi ringrazio e vorrei dirti proprio per questi giorni di auguri il tuo pensiero, François, il tuo pensiero, anche il tuo augurio riguardo a questo periodo di grandi tensioni, direi totali, anche internazionali, che determina una sorta di atmosfera psichica di pessimismo, di sconforto, così che la gente, ecco questo è il succo, così che la gente tende a sentirsi peggio di quanto effettivamente stia, quasi che fosse contagiata appunto da questa atmosfera psichica contagiosa. Ecco, è vero Paolo, tu hai detto bene, questo contagio psichico. Ora, parlare di questo argomento nei tempi attuali è una cosa un po' che desta qualche perplessità in molti ascoltatori, perché che cosa significa contagio psichico? Se si pensa che fino al secolo scorso addirittura non si credeva neppure al contagio fisico, è vero che non si sterilizzavano gli strumenti chirurgici, che cosa possa significare addirittura il contagio psichico per taluno? È una cosa che non si immagina facilmente. Però c'è stato, è vero, una sorta di gradualità, no? Hai visto, dal contagio fisico sì. Si è passati poi a provarlo, a scoprirlo, no? Poi si comincia in parapsicologia a credere al contagio psichico. Che cosa sia questo, no? Credo che molti ascoltatori lo sapranno. Comunque se ve ne fossero di quelli che non lo sanno, lo dico volentieri, può significare tante cose, ma principalmente che quando si verificano certi fenomeni, e di questi fenomeni ne è data notizia ad altri, si sono saputi e risaputi, succede che gli stessi fenomeni avvengono presso altre persone. Allora questo si dicono che queste persone hanno subito un contagio psichico che ha fatto scattare qualcosa in loro per cui sono attori essi stessi degli stessi fenomeni che fanno e si verificano da altre parti. Ma il contagio vero e proprio psichico del quale voglio accennare brevemente questa sera, che tu la gentile richiesta, non è questo, è proprio quello che ha alla base la comunicazione psichica fra gli esseri. Forse come nel secolo passato molti non credevano a questa sorta di contagio fisico, oggi non si crede al contagio psichico di questo genere, cioè non si può pensare che i pensieri di tensione, di preoccupazione di una persona possano in qualche maniera andare a colpire altri, cioè a costruire un frammento di atmosfera psichica che poi può in qualche maniera essere captata da altri esseri che non hanno nessun motivo per essere tristi o tesi, ma siccome tutta la realtà è una cosa sola, un tutto uno, e di questo ce ne danno conferma non certo scientifica, ma di sentire i grandi spiriti, i grandi illuminati, i quali tutti affermano che tutto l'esistente è uno, allora si può ragionevolmente credere, ammesso che tutto è uno, e questo deve essere la scienza umana, lo scopre nel suo campo giorno per giorno, si può ragionevolmente credere che anche l'atmosfera psichica, cioè quella che raccoglie i pensieri, gli stati d'animo di tutti gli uomini, sia costituita appunto da questi pensieri, da questi stati d'animo, fino ad essere quasi
realtà oggettive che vi sono sul piano mondiale, di ordine vario, eccetera. Voi per una certa strumentalizzazione, diciamolo pure chiaramente, di questi momenti difficili da parte di persone che hanno interesse a mettere in evidenza queste difficoltà, perché in questo modo allora si crea una sorta di direzione e di interventi in un certo senso, per cui si debbono fare certe cose le quali hanno certe priorità proprio per la difficoltà del momento, si dice, vero? E così non se ne fanno certe altre, poi per altri motivi, per un complesso di ragioni, si crea questa atmosfera, non solo a livello conoscitivo di notizia, è vero, ma proprio psichica, di tensione. E questo spiega come certe persone, le quali non si interessano proprio in maniera diretta oppure sentita di quello che succede nel mondo, lo prendono così come notizie di cronaca, ma senza però rimanere profondamente interessati o sconvolti, tuttavia provino in se stesse una sorta di malessere, di tensione, di scontentezza, di tristezza. Ognuno di coloro che mi stanno ascoltando, forse ripensando a questo periodo, ai giorni passati, ai mesi trascorsi, ricorderà certamente di essersi sorpreso a dire: ma strano, io non sono contento, ho qualcosa, un malessere addosso, qualcosa che mi disturba, ma in effetti la vera ragione di tutto questo non ce l'ho. Eppure anche se l'ho in minima parte. Ecco, questo è proprio il risultato di questa atmosfera psichica che è in questo momento e che è alimentata, ripeto, dalla mancanza di speranza da parte degli uomini e dal desiderio di alcuni di far apparire ancora più tragico quello che già di per sé lo è abbastanza. C'è un rimedio a questo, François? Ecco, il rimedio è molto difficile. Perché? Perché il dire che cosa potrebbe esservi di rimedio potrebbe suonare come un tira campare, invece non è così, non è così. Ognuno che in un certo momento della sua giornata si sente travolto da certi pensieri neri, per cui sembra proprio che i problemi che deve affrontare siano insormontabili e da un momento all'altro lo debbano travolgere, deve cercare di concentrare il suo pensiero su se stesso e fare proprio un atto di volizione per scacciare ciò che è comunemente conosciuto come paura. Tanto la paura non risolve niente, ma aggrava e peggiora tutto. Deve cercare cioè di togliersi di dosso la paura che può venirgli dal sapere di dover affrontare certi problemi che lui sembra più grande di lui. Ecco, se riesce a fare una piccola breccia in questo spettro che sta di fronte a lui e che vuole terrorizzarlo, poco a poco acquista padronanza di sé e riesce a dominarsi e a raccogliere tutte le energie che ha per affrontare con tutte queste energie i problemi che deve affrontare, altrimenti le energie si disperdono nel cacciare la paura, nel cercare di non affondare, nel dibattersi, nel non rimanere completamente vittime di questi problemi. È come se uno perdesse il senso della direzione, della prospettiva, è come se uno non sapesse più andare avanti, è vero? Sì. Ecco, mentre cercando di aprire questa piccola breccia del fantasma che sta davanti, si riesce poco a poco, lo ripeto,
diventare padroni di se stessi, fino a dominare il problema, per non lasciarsi dominare. Mm. Naturalmente voi direte, questi sono tutti bei discorsi teorici, però all'atto pratico, tra l'uno e l'altro c'è una bella differenza, trovare questo è molto inteso, ognuno ha dei problemi ed è solo lui che sa come vedere di quale gravità sono, però molte volte si è portati ad esagerare, proprio, ripeto, sotto l'influenza dell'atmosfera psichica, e allora si sopravvalutano, ecco, cercare di non sopravvalutarli per rimanere padroni di se stessi ed usare tutte le proprie energie per affrontarli. Sono stati ringraziati.